faccio ieri, sia che ho registrato questi video il giorno dopo aver registrato gli altri, perché ho entro ieri ero riuscita, per l'appunto dopo aver finito di registrare, ero riuscita a prepararmi per l'appunto per i video che avrei dovuto registrare la prossima volta, la volta successiva, cioè questa. E quindi ho detto: no, sentite, registro adesso, ne approfitto, così facciamo uscire, così facciamo. Stavo pensando per l'appunto di far uscire più video, più e più video, episodi di una serie alla volta, così almeno non si dovrà tutte le volte, così almeno tutte le volte non si dovrà creare un casino per aspettare tutte le altre serie, così almeno si registravano un po', si vedeva, si potevate godervi un po' di video di solo quella serie lì, poi dopo si passava alla successiva. Insomma, stavo pensando di sostramela così. Insomma, l'ultima volta, ragazzi, avevamo compiuto un bel po' di missioni, avevamo sconfitto 5 mostri grandi, se non mi ricordo male, Ganjagas, Kuluyaku, Puke Puke, il Bardot e il Juratodus. E nell'ultima missione, per appunto aver sconfitto il Juratodus, abbiamo scoperto che abbiamo salvato il capo biologo prima di tutto, che è colui che ci permetterà di capo botanico, mi sono sbagliata, che ci permetterà di piantare, come avevo detto, gli oggetti che ci potremo fare, con cui potremo fare le pozioni, tipo io, come avevo detto io, di solito io facevo coltivare l'erba, il miele qui, ma questi sono i tagli per avere accesso appunto all'orto, dove appunto potremmo ottenere dei cavalli materiali. Dobbiamo completare l'incarico lì che c'è scritto in alto a destra, scintille volanti Toby Kadachi. Il Toby Kadachi sarebbe il appunto il sesto mostro che dovremo affrontare. Come vedete, c'ho un'armatura diversa, che è l'armatura del set Bagot, che sono riuscita a completare appunto ieri, che mi dava difesa 15 di tuono. Perché questo, ragazzi? Perché appunto i Toby Kadachi, cioè perché mi sono messo la difesa altissima, perché i Toby Kadachi è un mostro, prima di tutto è tipo il primo mostro più veloce che incontriamo, primo, e secondo è appunto un mostro tuono, e quindi è un mostro dell'elemento tuono, e quindi ho messo una armatura che per appunto ci possa proteggere. Ci teniamo l'altro Toby Kadachi, eccolo. Oh, santi numi, quel Toby Kadachi sta con l'avanzata del progresso. Se finissi dritto nel suo stomaco non potrei ultimare gli strumenti dedicati per voi cacciatori. Allora, partiamo dall'accampamento 1, perché la tavola del Toby Kadachi sta... non posso, insomma, un po' in alto io mi perdo solitamente. Allora, tra l'altro, ragazzi, oggi... sì, quasi sicuramente, anzi sicuramente al 100% sarà così, è molto probabile che, anzi concluderemo la prima, o meno quella che definisco io prima parte della modalità storia, cioè quella che secondo me si conclude con il tentativo di cattura Zamagos. Sì, ragazzi, perché sempre ieri avevamo scoperto, cioè, che lo Zamagos era diretto verso il grande gruppo. E quindi quello lì si tratta di un tipo di meno che l'ambiente perfetto per tentare la cattura di questo gigantesco drago antico. Solamente che prima dovremmo renderci qua la zona, quindi dobbiamo far fare un agianat. Solamente che, ma prima dobbiamo fare prima questa missione del Toby Kadachi, così che possiamo avere degli strumenti speciali a disposizione. Stavo controllando se le scritte... no, non si leggono molto bene le scritte. Ah sì, devo trovare una maniera per alzare... allora, perché stavo pensando anche a questo, no? Adesso vado, voglio provare a vedere una cosa per le voci. Allora, che ne pensi del capo dei botanici? Sembra interessante. Se vuoi usare uno strumento dedicato, dovrai equipaggiarlo dalla barra degli oggetti. Sì, gli sì. Gli strumenti dedicati funzionano allo stesso modo degli altri oggetti, ma la loro durata è limitata. Non preoccuparti se lo strumento smette di funzionare, si ricaricherà in poco tempo. Ok, volevo proprio spiegarvi questo io. Per appunto ci avevano dato un oggetto speciale per appunto il capo botanico, che potevamo provare ad utilizzare, che è questo materiale mimetico, che molto probabilmente, anzi è sicuro, che io non utilizzerò, perché scusatemi, devo fare un mostro, mi devo mimetizzare, no scusate. E poi sinceramente, allora, col Toby Kadachi per fortuna non sono più... cioè, come una volta, cioè per farvi dopo, cioè no, oddio, non ho preso le vitamine, per questo che non riesco a parlare oggi.
Per farvi capire, il Toby Kadaz è stato il primo mostro in assoluto su questo gioco che mi ha dato dei problemi. Cioè, per farvi capire, ho impiegato più giornate per farlo fuori, perché però appunto era straveloce, anche perché non utilizzavo forse ogni salto all'ora, utilizzavo la katana, che sarebbe l'arma favorita dei cacciatori, ho capito, i mostriate, solo che poi ho cominciato a non piacermi me. Quindi ero andata a prendere tipo la pistola, come si chiama, non mi ricordo più, la balestra leggera, e l'ho fatto fuori così. Vecchie impronte, questo è Toby Kadaci, sicuro. Allora, Toby Kadaci non mi ricordo bene bene dove si trova la sua tana. È sicuro che però adesso lo andiamo a trovare, dobbiamo seguire le tracce che voi dovreste vedere, spero. Tracce localizzate, per far sì, radio salto! Avevamo però localizzato le tracce, signori! Voi adesso ve ne andate, smettete di rompermi le scatole. Sì, tra l'altro ieri, ragazzi, sempre ieri mentre sistemavo come si dice, le armature, ho completato alcune richieste del centro commissione, come si chiama? Perché proprio io avevo detto che le avrei completate un paio, alcune, no? Mentre sarei stato fra me, infatti le ho completate un paio. Dai, continuiamo su queste impronte, vecchie impronte, ok. Mostro localizzato, l'abbiamo trovato. Quale impronte, noi le continuiamo a prendere, così saliamo di livello con la ricerca. C'è buio. Sapete qual è il problema quando c'è un po' scuro? Che mi vedete nel riflesso della televisione, però se chiudo, se tipo passo la luce che c'è qui intorno, poi non si vede bene il coso dello schermo perché è troppo illuminato. Quindi lo lasciamo così e stiamo a posto. Ok, continuiamo. Dovreste vedermi comunque che sto giondolando com'è. Altre impronte. Oh, adesso sì che siamo. Ecco, ancora. Ecco, ci siamo arrivati. Oh, eccolo! Salve, signor Toby Kadaci! Ok, e si comincia. Ok, è una sorta di. È praticamente un serpente con le gambe, Toby Kadaci. Un serpente con le zampe e con le piume, con il coso dei scoiattoli volanti. È un mix di animali, questo Toby Kadaci. Io devo, oddio, gli si è rizzato il pelo. Quando gli si rizza il pelo vuol dire che è elettrico e non va bene, può attaccare il danno da elettrico. Sarebbe uno status che mi fa infliggere più danni, cioè mi causa più danni quando vengo colpita da attacchi elettrici. Io però, amico, voglio prenderti la schiena. Oh, ce l'ho fatta. Dio. Ok, ce l'ho fatta, ok, ce l'ho, ce l'ho. Signor Toby Kadaci, la coda. La coda, ovviamente. Io penso. Beh sì ragazzi, sono volata giù come una stupida. Sì ragazzi, Toby Kadaci è un mostro piuttosto difficile all'inizio, eh. Comunque, sicuramente adesso scende, eccolo lì. Dio santo, devo fargli fare la coda così fa meno danni. Madonna, ma stordito! Vai, 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 dai, lo gatto, tu mi dai la vita e lui mi tira le mazzate, però almeno tu mi dai la vita. Sì, non mettevo, sinceramente, cioè, allora, Toby Kadaci sempre è difficile. Sì, infatti non mi trovo bene con i mostri veloci. È il suo punto debole. Bam, bisogna stare, praticamente, la cosa che bisogna fare con i mostri veloci, bisogna stare attaccati. No! Bisogna stare attaccato
e mettersi in modo che non vi colpiscano, e però questo bisogna capirlo da soli, non posso spiegarvelo io. Ok. Oggi cominciamo la mattinata così. Tanto sto ricadaci sta fermo. Signor Toby Kadachi, l'hai incantato? Sei incantato? Sì. Oh! Mi è finita qui la cosa. Ok, sì, dovrei poi posso dire che cominciano i mostri difficili. Da Toby Kadachi in poi i mostri sono. Diventano seri. È finita la maratona, come si dice? È finita la passeggiata con il giurato, Dose, è finita. È incazzato, perfetto. Mi mancava solamente un Toby Kadachi furio. Sì, scappa comunque, scappa. Tanto intanto mi sono pure potenziata, forse non ne accorgete, ma comunque ho potenziato anche il faccione insetto, che voi non ve ne accorgete perché l'aspetto è uguale, però l'attacco è di più. Faccio di quanto? 341, l'altra volta facevo 200 e qualcosa. No, volevo provare a usare i cunotti, me ne ho accorto. Madonna! Oh, sto attacco mi colpisce sempre, eh. Cioè non sono brava quando sto attacco. Non riesco a prendergli la schiena, è la schiena che mi dà il 3. Ah, ho finito la carica del... C'è una vaga sotto i tre numeri che mi dice quanto tempo può stare sul mio cunottero. Cioè il mio insetto. Oh, non mi dà il 3. Sì, no! Me l'aveva dato, sono deficiente! No, ho perso... Allora, i Toby Kadachi gli si possono rompere la coda, gli artigli e a fu... sì, a voglia che gli rompo la coda e gli artigli, però, eh. Pam, pam, eccola! Madonna, madonna! Proteggimi! No, 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 sto dito, no, un coppe muoio, no, ok. Tra l'altro a metà vita, non me ne sono accorta. Dove sei? Ma dai! Mi sa che non facete proprio per niente a Toby Kadachi, eh? Signor Kadachi! Ok. Ok. No, basta, qui sì, devo ricaricare sempre il coppe. Aspetta un secondo, prendo il gocciolo qui. Munizioni per cose che possono essere usate per colpire creature e bombe. È tornata la tana? Sì! Pam! Oh, posso mangiare di nuovo? Sì, perché vabbè, mi è apparso lì l'indicatore a destra, posso mangiare di nuovo. Perché dopo 10 minuti si può rimangiare. Facciamo, abbiamo una digestione super veloce. Allora, oh, ce l'ho fatta. Il problema è questo con Kadachi, perché io... No, niente, sei stato il pelo. Oh, gli ho rotto gli artigli. Adesso la coda. E perché la coda? Lo che di più adesso, Penso che posso rompere anche il muso, Io ho rotto la zappa destra. È incazzato. Amico, oddio! Salta sugli alberi! Devo rompere la zampa destra adesso.
No, zappa a sinistra, questo sia. Gli ho tolto il coso e gli ho fatto perdere l'elettricità. Gli ho fatto, ecco, gli ha perso qualcosa. Una scaglia, spesso dovuto da il cavo, da un'altra finita, sì, vabbè. Più o meno per le scaglie è sempre lo stesso, la vite. Ah, ok, io ho rotto tutte e due le zampe, ok. Quando posso colpire ci do dentro, amico, mi spiace. Vai, vai! E io ho rotto anche la faccia! Cioè il muso. Io adesso però devo riprendere, generare affilata. Perché in faccia! E il problema è quando devo riprendermi i tre numeri che mi permettono di fare, cioè di essere veloce anch'io negli attacchi. E il problema è quello, perché altrimenti sono lenta. E stacco! Dai! No! Ho perso! No! Sono stralenta io con questo salto, che tristezza. È stanchissimo, non riesco. Madonna! Oh! Dai, adesso! Si è caricato. L'ho fatto cadere però, Non riesco! Prendere il 3 è una sfida contro Pikachu, Dio santo, sti mostri. Allora, adesso si stanco morto, vedi. Io non ti faccio tornare lì da per metterti a dormire, no signore. E invece ci torno. Sta morendo, lo vedete il battito cardiaco, voi vedete il tuo schermo? No, niente. Non è tornato a dormire. È tornato al nido per poi ritornare o per mille scale. Allora ti puoi decidere. Vai. Non voglio fare uno svenimento proprio adesso. Ok. Oh! Ma... certo che quando ti prende è proprio... questa l'ho sentita. Vai, prima che mi si scarichi lì, lo dico, mai dico prima che mi si scarichi i tre numeri. Vai, che quanti danni che gli faccio. Grande Topi Cadace, è stato un avversario tosto, posso dirlo, è stato il primo che effettivamente mi ha fatto un po' venire così, cioè un po' arrabbiare, perché per appunto era difficile, e se i mostri mi fanno arrabbiare vuol dire che sono mostri forti, mostri belli, che ci vuol dire che ci devi dare dentro. Poi sono un po' di roba ovviamente. Comunque in sé per sé è proprio comunque il genere di mostro che non sono brava a gestire, perché questi mostri quadrupedi dal corpo felino praticamente, io non sono brava a gestirli, perché per appunto sono stragili e io quando i mostri sono agili faccio pena. Soprattutto se non conosco le mostre, questa volta le mostre le conoscevo. Ma comunque ragazzi, ricordatevi che il modo migliore per affrontare un mostro veloce è rimanere sempre vicino e evitando di farsi colpire.
facendo in modo quindi di non rimanere alla sua merce. A me è stato migliorato, soprattutto i nuovi ingredienti, la percezione è più incredibile. Scusate se mi mangio le parole a volte, ma perché voglio leggere veloce e non dovrei leggere veloce. Va bene. E anche il sesto mostro l'abbiamo sconfitto. Non mi ricordo quanti sono gli incarichi in totale della storia principale, eh. Comunque sono tanti. Perché se si conta quanti mostri ci sono nel gioco, non sto neanche a contare perché sono tanti. Davvero stupefacente. Grazie, grazie, grazie. Oh, vorrei darti un bacio. Grazie a te, cacciatore, poter usare i nostri strumenti dedicati. Ah, a proposito, ho provato per curiosità a piantare un seme di albero vetusto. Non ci crederai mai, ma è germogliato. Sono aree particolari perché crescono assorbendo energia degli esseri viventi che li circondano. Ti risparmio particolari noiosi. Piuttosto ci sono degli oggetti che usi molto spesso? Forse potrei sfruttare la proprietà dell'albero e con un po' di fertilizzante creare oggetti utili alla tua causa. Oh, finalmente! La quinta. Ti aspetto il prima possibile. Ho una missione urgente per voi. Sì, sì, lo so già qual è. Quella dell'angelo, sicuro. Oh, questo è l'albero che... Siamo in continua crescita. Felice di vederti! Avevi mai visto il nostro albero vetusto? Un attimo prima era soltanto un piccolo germoglio, poi buff! Tutto d'un tratto è diventato questo gigantesco albero. Ora è tempo di fare un po' di ricerche. Non vedi l'ora di mettere le mani su nuovi oggetti, vero? Sfrutteremo l'albero vetusto per coltivare nuovi oggetti che ti saranno utili nel corso dell'avventura. Di cos'è che avevi bisogno? Oh, adesso possiamo finalmente piantare le cose. Laboratorio botanico. Affida piante, piante, funghi e insetti al laboratorio botanico che ne produrrà altri per te. Visita la struttura e seleziona l'oggetto che vuoi produrre. Il tempo necessario per la produzione varia in base all'oggetto. La struttura proseguirà automaticamente la produzione fino a quando non accorrerà i risultati. Il tempo richiesto per produrre oggetti avanza di una unità per ogni missione completata. La produzione degli oggetti si interrompe se la tua cassa raccolta è piena. Controlla le ceste di prossimità del laghetto per verificare lo stato di raccolto. Fertilizzante. Usa la punti di ricerca per incrementare la quantità degli oggetti prodotti. Livello struttura e ampliamento cassa raccolto. Dall'aumentare il livello struttura sarai in grado di produrre una maggiore varietà di oggetti per volta. Ampliando la cassa raccolto potete avere la produzione di un numero maggiore di oggetti prima di raccoglierli. Sblocchi fertilizzati, incrementa il livello struttura e amplia la cassa raccolto soddisfacendo i relativi requisiti. Ok, io direi di cominciare a coltivare. Possiamo mettere solamente qualcosa. Io direi di mettere... No, mettiamo il miele. Fertilizza. Oh, poi gelatina. Esca con un odore amaro di insetti per la produzione di miele. Che dura per 3 missioni. Ok, 100 punti costa. Sì, ce li ho, 5157 PT. Che sarebbe i punti? Ti accordo te. Perfetto. Oh, allora, signor caposquadra operativa aveva bisogno. Oh, qui ci sono comunque tanti punti esclamativi, vedo. Parliamo un po' con la gente adesso. Ehi, strada della caccia! Ho saputo che il tuo prossimo compito è cacciare con bestioli della foresta antica. Tempo di fare il fornimento. Ehi, sono arrivati nello scorto. Pensate che ci sarebbero state utili. Vuoi vedere qualcosa? Di cosa hai bisogno? E guardiamo se c'è qualcosa che ci può servire. No. Ah, metti questa! No. Tutti i proiettili. No, io volevo le bombe grandi. Vabbè. Fermiamo un attimo i video.